In realtà no, com'è? Allora, perché ognuno di noi aveva una rosa di nomi, ovviamente, per i quali ha lottato strenuamente fino all'ultimo, e purtroppo però, avendone più di uno, non abbiamo potuto inserire tutti. Quindi siamo dovuti scendere a compromessi e incrociare... Avvicina... Ancora? Sì, sì, okay. Se no non si sente. E incrociare quelli che andavano bene per tutti quanti. Ancora non c'era un accordo. Quindi a un certo punto siamo dovuti andare per altre vie, cioè cercare i motivi per cui ci piacevano o non ci piacevano. Alla fine sicuramente sono rimasti fuori alcuni a cui io tenevo tantissimo, Letizia teneva tantissimo e Monica altrettanto. Purtroppo è stata una scelta davvero estremamente sofferta. Scusa, ha inciso il legame tra poesia e fotografia? Io mi domando da profano, visto che non sono fotografo. Inciso moltissimo, perché io sono stata proprio assolutamente inamovibile su questo punto. Quindi sì, è inciso, però naturalmente poi essendo tre i giudici bisogna trovare un compromessi e comunque alla fine ci siamo trovati d'accordo sui tre vincitori di questa benissimo nostra e abbiamo anche diciamo un quarto che è una menzione quindi... particolare con delle motivazioni che poi se volete vi faremo presente. Per cui la mostra sarà una mostra a 4 anziché una mostra a 3. Ok, siete tutti d'accordo? C'è qualcuno che ha qualche appunto? No? Perfetto. E allora io direi di avvicinarci uno a uno e leggere, c'è una brava lettrice, la poesia e decretare i vincitori in ordine casuale, perché sono tutti e 4 sullo stesso piano come tutti gli altri. Io ho visto delle opere bellissime, benché non sia fotografo comunque ho un buon senso del bello, perché siete tutti belli qua alla ruota e quindi avete portato 15 progetti bellissimi e vi ringrazio e io e i nostri bravi giudici vi facciamo un applauso. Avviciniamoci alle opere e poi leggeremo la poesia. Andiamo, io vi seguo. Quindi in ordine assolutamente casuale, quindi comincio da quelli che sono più vicini ovviamente. Assolutamente. Allora, una delle prescelte è Francesca Costa con il progetto da tre fotografie dal titolo appunto Nella casa di Baba Yaga. Una frase di Clarissa Pinkola Estes, tratta da Donne che corrono coi lupi: ci siamo lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Un applauso a Francesca Costa. Non sei la prima, sei solo la più vicina. Esatto. Brava Francesca, complimenti, complimenti. Francesca. No, non si qui con noi. Andiamo, avviciniamo. Io farei leggere a Michelangelo. No, ma è una voce leggera. Legge lei. Io, perché è timido. Non è assolutamente questo. Abbiamo scelto poi il progetto senza titolo di Mirko Ernas, con tre fotografie, che è legato alla una breve poesia. Fai del tuo dolore la tua corazza, prendi il coraggio per i giorni a venire, sii forte e proteggi chi è più fragile. Un applauso a Mirko! Allora, chi non dice qualcosa non fa quella cosa. Pensateci che alla fine due righe le dovete dire. Okay. Andiamo con il terzo progetto, che è quello di Ali, con Cercami. Questo progetto è di quattro scatti, di quattro fotografie. È una frase di Flavia di Roma. Cercami nelle parole che non ho trovato. Un applauso a Roberta! Complimenti signora Roberta Montani! Vieni qua che ci fanno una foto, poi
pubblicate tutte le foto, guarda, certo. Guarda il motore che fa parare. Certo. Monica. Io poi mi sono diventata improvvisamente bassa, quindi mi sulla grande. Ok. E infine, scusate, ma abbiamo pensato di inserire, per il coraggio appunto dell'autore, di mettersi in gioco scrivendo delle parole proprie. E questo progetto è Un viaggio leggero di Fabrizio Maccioni, superstite, la vedetta e l'attesa. Signore. Un viaggio leggero, un viaggio sui vetri è un'opera d'arte, una danza di forme e colori. Deforma, riflette, capovolge, assopisce i suoni e le luci, confonde la mente. È la tristezza del grigio, è l'attesa in una calda luce e nostalgia. Matta e sinuosa e fluttuosa. La pioggia sui vetri è un viaggio leggero. Complimenti a Fabrizio. Bravo Fabrizio! Vuol dire una. E allora abbiamo premiato tutti, io vi ringrazio, farei una foto di gruppo con i fotografi.